Finalmente riusciamo a mettere le mani su un monitor curvo, in particolare sul Philips BDM3490UC, che ha un raggio di curvatura di 3,8 metri e integra nella base due speaker audio da 7 W DTS. Posteriormente sono presenti 4 porte USB 3.0, 3 ingressi HDMI, dei quali uno con supporto MHL e uno in versione 2.0, una DisplayPort, 2 jack audio e lo spinotto per l'alimentazione. I più attenti magari avranno notato che il braccio di regolazione non offre un'ampia ergonomia. Il Philips è dotato di un pannello a 34 pollici di diagonale con risoluzione da 3440x1440 pixel a matrice HIPS. Il rivestimento antiriflesso è di tipo leggero e non si avvertono granulosità su schermate bianche. La calibrazione di fabbrica, come abbiamo mostrato nei grafici presenti nella recensione che trovate in descrizione, è eccellente e non sarà necessario regolare ulteriormente le impostazioni. Le sfumature sono ben riprodotte anche perché il monitor supporta più di 1 miliardo di colori con profondità a 8 bit più frame rate control. Purtroppo il nostro esemplare soffre di bleeding agli angoli del display. La curvatura, anche se dà comunque un senso di maggior coinvolgimento, può aiutare a ridurre l'IPS Globe, la parte più esterna del pannello, perché la zona viene vista con un'angolazione minore, ma ovviamente non migliora l'uniformità della retroilluminazione. Questo effetto comincia a essere decisamente evidente quando viene riprodotto un formato in 16 noni per via della presenza delle barre nere verticali. Vi riprendiamo comunque alla recensione per comprenderne meglio l'entità. Per quanto riguarda comunque le prestazioni, il monitor si comporta in modo discreto, l'overdrive ha un buon comportamento e la reattività è in linea con la tipologia del prodotto. Non è un monitor prettamente da gaming, ma visto il formato e le dimensioni, l'esperienza di gioco comunque risulta del tutto piacevole. E per questa anteprima del Philips BDM3490UC è tutto. Un saluto da Andrea. E non mi ricordo se già l'ho detto, ma in descrizione trovate la recensione completa. Alla prossima!